Il secchione questa volta ci ha fatto proprio arrabbiare, ma nella mensa sarà il nostro momento di tirargli addosso una cascata di budini budini al cioccolato. Vedremo dopo chi sarà il più perfettino tra noi o lui. 3, 2, 1. Ragazzi, siete pronti a scagliargli addosso tutti i nostri budini budini? E allora si dia inizio alla guerra di cibo! Lancia del cibo! Prendi i budini budini! Colpiteli anche voi! Tirategli i budini budini! Forza! Il secchione si sta cercando di scappare! Dov'è? Dov'è il seguito? Eccolo, prendilo, qua! Prendilo! Lo prendo! Si tiene i budini budini! Inseguilo, bimbo monzo! Tiragliene un sacco! Attenti, Ho finiti! No, valli a prendere altri, valli a prendere altri! Prendi, io ne ho ancora, ecco il secchione, gliene tiro un sacco adesso! Prenditi tutti questi budini budini! li ho finiti pure io! Venite, venite, dobbiamo tornare a prenderne! Altre munizioni, altre munizioni! Dove sono? Eccoli qua, budini budini! Aiutatemi. Resisti, bimbo povero, eccomi che arrivo! Ok, dove stanno, dove stanno? Eccoli là, quello là è il mio alter ego, ti gonfio di budini budini! Ah, aiuto! Ma dove ti siedi? Mi stava per catturare! Quello là è forte a tirare i budini, li tira molto forte! Ma poi lo sai che qualcuno di loro sta tirando addirittura i panini? Quelli là sono maledetti, Stai attento, bimbo bonzo! Dove sta? Ci pensi? Ne abbiamo fatto svenire uno! Il mio cattivo è a terra! Ti sta bene! Però attenti, rimane ancora il secchione di là nell'angolo! Prendi questo! E questo! No. Scappiamo, ragazzi! Forte, venite! Dove sei? Nascondiamoci dietro i banconi del cibo! Permesso, signorina Fran! Non si può passare! No. Dove ci mettiamo? Qua sta imperversando la battaglia! Qui, entrate in cucina! Presto! Ma possiamo? No! Ma in guerra tutto è permesso! Presto! Oh mio Dio! Guarda là fuori, c'è ancora una battaglia incredibile là fuori, sta imperversando e abbiamo scatenato un inferno di budini budini, Oh mio Dio! Ma tu, bimbo povero, sei tutto sporco di cioccolato! Ho mangiato tantissimi budini al volo! Ma allora non sono quelli che ti hanno tirato, sei satollo pieno di budino! Come Non lo so, in mezzo tra un lancio e l'altro se ne è sfondati una decina, Al volo, così, gnam! E sei stato bravo però, bimba spina! Tu invece sei stata valorosa, io lo so è che tu... È stato divertentissimo! Lo so! Sai qual è la cosa più bella, bimbo bonzo? Vieni qua che te la dico all'orecchio! Sai qual è la cosa più bella? È che nessuno ci sorprenderà! Quello che abbiamo fatto sarà completamente impunito! Ragazzi! Venite fuori tutti davanti a me! Lo sapete chi è quello? Nessuno ci sorprenderà! Lo so, invece mi sa che qualcuno ci ha sorpreso. Questo io lo so chi è. È il professor Slime. Dicono che sì. È il professore più cattivo di tutti. Venite, dobbiamo andare per forza. Dobbiamo sbrigarci, venite, seguitemi. Oh cavolo, infatti lo sapevo che era lui, guardatelo, è lì. Dicono che sia addirittura il preside, ma non si sa, nessuno ne è sicuro, è una leggenda. Silenzio, per favore, venite qui davanti, tutti davanti a me, in linea, voi quattro in particolare, bimbo Lion, piccoletto, Spina, il bimbo povero, non so come ti chiami, e anche il bimbo Bonzo. Non sa neanche come ti chiami, così... No, è buono, perché non ti può mettere la nota se non sa come ti chiami. Non può mica... Lui si chiama Stefano! No! Che l'hai fatto? Silenzio! Voi tutti avete iniziato una battaglia di cibo! Non sapete che questo è proibito dalle regole della scuola? In particolare tu, bimbo Lion! So che è colpa tua e che sei stato tu a decidere di tirare il primo budino! Ma... È vero! È vero! Ti do un pugno! Fermi! Era una carezza! Non era una carezza, io lo so bene! Voi tutti e quattro, vi tengo d'occhio! E adesso filate subito nell'aula di miniera, perché il professor Scavacchione vuole parlare con voi! Oi! Ci manca solo questa! Ci manca il professor Scavacchione! Non mi piace per niente! Ragazzi, abbiamo combinato un pasticcio! Già, il professor Scavacchione non ci aveva preso per niente in simpatia! Adesso in più abbiamo combinato questo disastro! Come faremo? Io non ci voglio tornare! Bim, miei amici! Ma che facciamo, scusa? Non lo so, il bimbo povero ha suggerito di andare a casa! Mi sembra una buona idea! Lo facciamo davvero! Dai, no! Scappiamocene! Chi può sapere che noi eravamo qui a scuola se noi ce ne scappiamo adesso?
Tutta la scuola. Lo so, ma tanto guarda, abbiamo già fatto un pasticcio. Lo sai quanti budini bidini abbiamo tirato? Facendo un rapido calcolo, io ne ho tirati almeno 48. Bimbo povero ne ha mangiati 48. Bimba Sfina ne ha tirati... Quanti ne hai tirati tu? Tu sei pacifica, pochi, vero? Credo di averne tirati una sessantina. Oh mio Dio, ne ha tirati più di me! E tu, bimbo bonzo, quanti ne hai tirati? Io ho fatto pure coi pugni dopo un po'. Oh mio Dio! Ma come? Perché mi erano finiti e non volevo andare a chiedere gli altri. Allora prendi un po' cartoni a destra e a sinistra. Ma non si fa, non si fa. Quello che abbiamo fatto è orribile, non si fa. Oh mio Dio, come abbiamo potuto lasciarci trasportare? Però è stato anche divertente tirare quei budini vivini. È stato. Però adesso è la fine per noi. Dobbiamo andare, forza, dobbiamo affrontare quello che ci è successo da veri uomini. Ci siamo cacciati nei guai, adesso dobbiamo uscire dai guai. Allora, se ricordo bene, oh mio Dio. Chi è? Buongiorno signorino, questa è l'aula di miniera. Lui è una pala, quindi mi sa che forse è l'ospite speciale di miniera di oggi. Oh mio Dio, stai attento, non ti avvicina. Infatti è entrato. Ok. Raga, io ho paura, io non ci rientro lì dentro. È un pazzo, è un pazzo, una faccia da maniaco, è un po' strano. Dov'è? Non lo so, è entrato in uno dei banchi, si è seduto. Eccolo, è là. State attenti, professore. Via. Cosa succede? Non lo so, è entrato uno con una faccia bruttissima. Andate al posto, devo farvi un discorso. Perché so cos'è successo in aula di mensa. Dovevate portarmi il formaggio e invece avete tirato budini. Ma ho capito però. Mi bastina, non parlarci. Ti chiamo Puzzacchino. Come si chiama? E ha detto che ha copiato tutte le risposte al compito. E mi fa piacere, Puzzacchino, però. Pulizziamolo. No, che va Mario. Allora ti ha preso troppo la cosa della mensa là, eh. Io c'ho ancora dei budini, se vuoi. Quelli li mangiamo, magari. Facciamo la cosa giusta una volta. Vabbè, Puzzacchino, ascolta. Noi però qua dobbiamo fare la lezione. C'è il professor Scavacchione che già è arrabbiato, quindi dovresti andare via. Grazie. Ciao. È un ragazzo simpatico però, Sto pensando di rimpiazzare Bimbo Povero con lui nel nostro gruppo. Senti, almeno lui si può permettere quel bellissimo mutande bianche pulite. Le tue mutande sono sempre sporche. Oddio, forse che schifo. No, vabbè, scherzavo, ok? Guardate, io non so cosa dirvi. Quello che avete fatto è orribile. Non si fa così, non si gioca col cibo. E soprattutto non si picchiano gli altri bambini. Bimbo Bonzo, sto parlando in particolare con te. Vedi, io te l'avevo detto. Ma è colpa di Simone. È vero, Simone il secchione è un antipatico. Dov'è? Eccolo là. Basta. Calmi, stiamo calmi, perché sennò finisce che veramente ci mandano a casa con 45 note. Ora dobbiamo fare la lezione pratica. Per la lezione pratica qualcuno di voi deve venire qui alla cassa e distribuire il contenuto, perché io, come vi ho detto, sono basso. ci vado io. Non ridere. Non è il momento, già arrabbiato, Ok. Allora, vediamo che abbiamo qui. Blocchi di cobblestone. Cobblestone. Ho capito che è cobblestone. Questo è per te, Bimbo povero. Grazie. Questo è per te, Bimbo bonzo. Questo è per te. E infine, questo qua è per me. Ma non vedo più la lavagna. Non fa nulla, mi sa che dobbiamo fare qualcosa di pratico. Guarda, siccome sono buono, Bimbo Simone, per compensare quello che abbiamo fatto, te l'ho portato anche a te. Non è vero. Lo diamo a Bimbo Arcobaleno, che è più simpatico di te. Tu sei antipatico e brutto. Con quei piccoli scalpelli in mano dovete iniziare a scavicchiare il blocco che il Bimbo Lion vi ha dato. La prima cosa buona che ha fatto da quando lo conosco. Ehi! Non si dicono queste cose, professor Scavacchione. Oh, bravo, sei bravo. Allora, siccome non mi fido ad affidare nelle vostre mani imbranate dei picconi veri e propri, dovete iniziare scavando l'interno di un singolo blocco. Con lo scalpello potete iniziare girando intorno. Oh mio Dio! Guarda! Oh! Wow! Guarda! Possiamo scavicchiarlo bene! È bellissimo! Bravi! Ora,
dovete sapere che dentro ogni blocco si nasconde qualcosa. Questo non lo sanno i minatori normali, solo i minatori provetti, come il sottoscritto scavacchione. Bene, vedete, dentro ogni blocco c'è un cuore prezioso. Può essere più o meno prezioso in base a chi lo sta scavando. Di solito il blocco riconosce l'animo puro o sporco della persona che lo scavicchia e gli dà un premio in base alla sua bontà. Professore! Io l'ho trovato! Davvero? Aspetta, sì. Nel mio non c'è niente, vede, è vuoto! E dovresti iniziare a fare qualche domanda a te stesso. Ehi! Ma il professore ce l'ha con me, mi sta prendendo in giro dall'inizio! Che hai trovato, bimbo po'? Aia! Il maschino mi ha dato una botta! Aia! Me ne hai data un'altra! No, mi sa che sono stato io. E allora perché... tutti fermi con quegli scalpelli, sono puntuti, fanno male. Fa guarda, vedere, guarda, fa vedere, qualcosa fa vedere di marrone. Dove? È vero! È prezioso il marrone. Sai che non credo. Vai, basta! Scusa! Allora, silenzio! Nel blocco del mio povero abbiamo trovato del materiale marrone. Signor professore, che cos'è? Allora, se qualcuno mi dà un'altra botta con lo scalpello, io vi giuro tiro fuori la spada di legno, vi massacro, Vi massacro. No. Vi massacro. Lo posso, no, bene. No, nessuno scalpelli. Ok. Marrone e sporcizia. Fango. Schifezza. Ah. Ma... Uffa, non è prezioso. Hai trovato lo sporco. lui è un po' sporchino, lo è. Guarda questo, corri. Hai trovato qualcosa anche tu, fa vedere, fa... Porca miseria! Bimbo Bonzo! Questo mi sa che io lo so che cos'è! È cielo! No, perché l'abbiamo visto ieri alla lavagna, prima, no ieri! Professor Scavacchione, Bimbo Bonzo ha trovato il minerale di vetro! Oh mio Dio, io ti... Mamma mia, ti mando nello sgabuzzino! Quello è diamante! Hai trovato il diamante! Oh, oh mio Dio! E mi sa di sì! Porca miseria, che sedere che hai avuto, fortunato, Provo io allora! Bimba Spina, tu hai trovato qualcosa? Sì! Qualcosa di rosa! Bimba Spina ha trovato qualcosa di rosa! Forse è prezioso anche quello! Signore, Bimba Spina rosa ha trovato! Oh, quello lì è semplicemente il minerale dell'amore! È una leggenda! Si dice che si possa trovare soltanto nelle mani delle persone pure di cuore! E perché ti sei messo sulla mia cattedra? Ero interessato! Scusi, comunque, hai sentito, Bimba Spina? Significa che sei pura di cuore! Forse se lo trovo anche io... Bimbo povero! Cerca! E se lo trovo anch'io, siamo entrambi magari puri lo di... Sicuramente diventiamo fidanzatini! Provo, Tifo per te! Grazie! Allora, scavo! Puro di cuore! Ho trovato qualcosa anch'io nel mio blocco! Ma aspetta! Davvero? Sono gli stessi blocchi che ha trovato Bimbo e Spina! Davvero? Sì! Guarda, sono gli stessi! Professore, ho trovato anch'io il minerale dell'amore! Significa che sono un puro di cuore! Là, Ha visto? Ma questo non è il minerale dell'amore! Questo qui... è minerale di redstone! Significa che sei un ingegnere senza cuore! Sì, perché gli ingegneri amano solo le macchine! Mi dispiace! Ma io pensavo che fosse lo stesso! Ma non ti preoccupare! Davvero? Non significa niente! Certo, significa che sei molto intelligente! Sì, no? sì, ingegnere! Io non so neanche cos'è la redstone! Suggerimento! Hai fatto colpo! È una cosa rossa! Aspetta, allora, la redstone, se i liberi non mi ingannano, è quella che serve per creare marchingegni dalle mille potenzialità! Digli questo! È un blocco che serve per creare marinismi dalle miliardi di possibilità. Sì. Sono stato bravissimo. Mamma mia, grazie professore. Le devo un favore. Dire che l'hai fatto tu. Sì. Ma se lo scopre il professore, lo sai che ti succede? Lo dobbiamo magari nascondere col quadro. È vero? Sì, lo dobbiamo nascondere. Ma tu non ti rendi conto del guaio che ti sei cacciato?